buongiorno, perché lo stiamo registrando di mattina, quindi sono Pera Leonardo e qui con me c'è colui che veste malissimo, perché pure non è ieri, vero, assolutamente no, pure ieri lo hanno cazziato. Questa è moda, questa è moda, ricordatelo. I nostri giocatori l'hanno cazziato e preso per il culo. Federico Moffa. Buongiorno a tutti. Ecco qua. Allora Federico, oggi che programmi hai della tua vita? A me fa ridere sta cosa perché stiamo registrando. C'ho Daniel che poi ovviamente chiameremo qui con noi il secondo tempo. Mi guarda e ride, quindi non riesco a non riesco a essere serio. Allora, quindi iniziamo che secondo me la trasmissione in quest'anteprima sta andando benissimo. Sì, le nostre minacce già le abbiamo ricevute. Sì, beh, vabbè. Quindi era scontato, ma noi non ci fa paura niente. Non ci abbiamo paura, rimaniamo attivi e ora fischiamo il primo tempo, parliamo un po' della vita e delle cazzate in generale e torniamo subito da voi. Dai. Ok. Eccoci qua, tornati per il primo tempo. Allora, prima di tutto, Di che parliamo? Prima di tutto ti parlo che domenica giochiamo qui in casa col Gaeta. Ah, bellissima, sarà sicuramente una bellissima partita. Tu perché come, conosciamo tu come, il Gaeta. Tu come stai? No, perché se a te ti prende un po' il cagotto queste situazioni. Ah, vabbè, a me quello, vabbè, mi conoscono tutti. Cioè, io purtroppo ho questo d'indole, che come l'arbitro inizia a fischiare all'inizio della partita, purtroppo l'ansia, l'agitazione, subentrano qualsiasi tipo di emozioni, quindi è ovvio che comunque sono, non dico preoccupato, perché la squadra vista questi giorni, poi la squadra vista in allenamento, io sono sincero, quest'anno non ho paura di nessuno. Non abbiamo paura di nessuno. Però c'è sempre la paura, no? Che comunque affronti una squadra prima in classifica, una bella squadra, dove comunque, tra le altre cose, il Gaeta è una di quelle società che comunque sono anni che sta nel campionato eccellenza, ha disputato anche campioni di Serie D importanti. Quindi, insomma, è una di quelle formazioni che... Ma ora che stai lontano per lavoro, no? Ma sì, un po' ti mancherà Colleferro, cioè qua Colleferro. Per due giorni stai via. Sì, per due giorni sarò via. Che non riesci a seguire, ragazzi. No, mi mancherà tantissimo. Questo è vero, sì, perché poi tu lo sai, io agli allenamenti cerco di essere sempre presente. Quindi, ma ti importa più fatturare o ti importa più essere rosso? Cazzo di domanda, sei proprio, guarda, uno stronzo quando fai queste domande. No, diciamo che è importantissimo fatturare affinché Colleferro possa continuare a fare investimenti importanti. E a proposito di fatturare, noi ricordiamo che noi il podcast c'ha bisogno di liquido, di denaro, quindi stiamo cercando sponsor adatti. Fai uno slogan. Io voglio un sexy shop come sponsor di Tribuna Rossonera. Lo posso chiedere? Lo posso chiedere alla società? Uno sponsor di un sexy shop? Allora, lancia uno slogan, dai. Della serie quella del donne è arrivato l'arrotino, dai. Alla tribuna lo facciamo protetto. Slogan, cazzo. No, allora, oppure tribuna è figa, non lo so quali sono. Vabbè, dai, allora pensaci bene. Però io chiedo non alla ci pensa troppo perché i capelli già stanno in stato avanzato. Io chiedo alla società, nella figura della società, di trovare un sexy shop che nel Lazio, ovviamente, fuori mi sembra esagerato, che ci fa da sponsor per questa emissione radiofonica digitale maledetta, perché ci stiamo lavorando tantissimo, ci stiamo prendendo le minacce, ci stanno per querelare e a noi non frega un cazzo. Un cazzo, perché noi continueremo per farci querelare. Allora, mi raccomando, ricordate il nome del conduttore, Leonardo Pera, ok? Sì, ma insieme a me sta Federico Moffa, però, Allora, Federico, tra l'altro, sì, lo vedi che intorno a noi è un po' diverso? Sì, ci siamo trasferiti, dai, ci stiamo cominciando a trasferire. Ci stiamo già trasferendo, siamo piombati all'interno dell'ufficio del Big One. Del presidentissimo Giorgio Seccisetti, perdonaci se abbiamo fatto questa intrusione. Abbiamo invaso completamente la scrivania del press, però ti devo dire che
forse è anche il momento giusto per fare questi due annunci su cui stiamo lavorando un po' da tempo, sul calcio digitale. Assolutamente. E anche su quello che sarà l'accordo con un nuovo accordo con MySP, che dici? Ce l'abbiamo? Ancora no, ma andiamo sul digitale. Vabbè, intanto abbiamo spoilerato un qualcosa, forse stiamo lavorando con MySP su una nuova soluzione che non so chi cazzo ci si metterà a fare, però Leonardo Pera, l'uomo delle mille cose. Allora, io o faccio le foto o faccio altro. Sei pagato abbastanza per fare tutto. E mai abbastanza sono pagato, ricordatelo, eh. Io aspetto sempre un aumento. E allora... Un altro. Certo. Cazzo, minimo. Allora, la cosa che ti volevo chiedere è... Ma tu sai giocare alla PlayStation? Caspita, oh, sono un fenomeno io. Io mi ricordo, adesso non ce l'ho più, adesso ho l'Xbox. Però mi ricordo ai tempi della Play, io giocavo a PES. E mi ricordo che ci stavano i giocatori in cinese, tipo Nedved era. Ah sì, che non c'avevano le licenze. Che non c'avevano le licenze, cioè bellissimo, ci sono cresciuto io. Quindi sì, sono un grandissimo giocatore. A posto, Daniel, te che stai seduto là, giochi alla Play? Ovvio. questa cosa mi fa accapponare la pelle. Perché effettivamente avremo più giocatori di PlayStation che giocatori in campo. Esatto. Però il Colleferro diventerà ufficialmente una squadra di eSport. E abbiamo creato il nostro team di Pro Club 11 contro 11 per il precampionato che si avvierà ora a novembre. E stiamo definendo bene gli accordi. Successivamente avrete modo di seguire tutte le partite del Colleferro Calcio versione digitale in diretta su Twitch, perché abbiamo aperto anche il canale di Twitch. Chi non sa che cos'è Twitch, se faccia una cultura. E poi le caricheremo anche su YouTube, perché ovviamente su YouTube ci danno anche soldi. Quindi mi raccomando, quando vedete le pubblicità su YouTube, Soldi, tanti soldi. Esatto. Perché se voi skippate pubblicità su YouTube ci danno meno soldi, invece a noi ci servono tanti soldi, perché abbiamo tante spese, e quindi per farvi divertire a voi noi dobbiamo lavorare. Esatto. Giusto? Sì, in primis te. Poi? Grazie. Allora, seconda cosa che ti volevo dire, sempre su questi eSport, è che quindi faremo prima un precampionato. Sì, un precampionato che durerà da novembre a dicembre, un paio di mesi per scaldare. No, perdonami, fine ottobre inizierà quindi precampionato, quindi sì, due mesi pieni. Che poi si butterà all'interno del campionato ufficiale, esatto, della Lega Nazionale Dilettanti per l'eccellenza. Sì, che durerà da gennaio a giugno. Da gennaio a giugno. Quindi avremo sicuramente qui un giorno, faremo venire il capitano dell'eSport. Esatto, il nostro capitano. Perché ovviamente anche lui ci dovrà raccontare un po' che cazzo di carriera è giocare alla PlayStation. Però ci guadagnano i soldi. Io Soldi, quanti soldi. Sì, no, guadagnare i soldi giocando al... Chapeau, cazzo. Ma guarda, e poi tra le altre cose, come ci diceva il ragazzo con cui abbiamo fatto un meeting su questo, ci diceva che comunque gli esports, cioè, sono anche giochi a livello mentale, dove comunque c'è comunque una fatica, no? Fino a quando non te se scollano l'occhi. Perché comunque puoi giocare tot ore di continuo, poi c'è bisogno di un riposo, cioè ci spiegava tutte queste cose qui, che comunque sia poi alla fine... Anche a livello atletico mentale, come lo vuoi chiamare, comunque è previsto anche, ora stiamo valutando anche questa opzione, di una piccola academy all'interno del Colleferro Calcio, sì, sì. Anche per educare i nostri graziosi bambini che si fondono il cervello 8 ore al giorno davanti alla PlayStation, perché i genitori alle volte non controllano. Però, insomma... Sì, c'è una cultura, diciamo, intorno a questo, proprio di una cultura del gioco. Esatto, cioè nel senso, giocare responsabilmente. Responsabilmente, esatto. Perché poi quando diventeranno grandi, a 18 anni, capiranno che ci sono anche i giochi con i soldi, diventerà gioco ludopatico e poi finire in mezzo ai ponti. E se non volete che il cervello si bruci come quello di Pera... giocate poco, giocate solo schedine e super enalotto. Oh no. Vabbè, ma ci dobbiamo far rispettare in questa società. Cioè, tu immagina se faccio il 6, c'ho 283 milioni di euro. Vuoi che non mi ricompra a te e tutto il Colleferro Calcio? Ma io sono contento, ma magari avvenga questa cosa qua, perché si tifia che con 2 anni, 3 anni andiamo in Serie B.
perché metti tutto a disposizione del Colleferro Calcio. Vabbè, tutto no. Fammi fare anche i cazzi miei, se permetti, eh. Cioè, no, no. Ok, cioè, contenti tutti, contenti nessuno. Possiamo fare un 50 e 50, lo so. Vabbè, sono sempre soldi, eh. Sono sempre soldi, sono sempre soldi. Allora, io direi di spostarci subito sul nostro ospite. Sì. Che molti sì. chiamano Richard Gere. Addirittura. Tu lo sapevi? Sì, all'interno dello spogliato io lo chiamano Richard Gere. Questo non lo sapevo. Questo non lo Vabbè, sapevo. Ma lui è grande... grande spaventapassere. Perché lui bellissima questa. È un, sì. Ma perché le spaventa, cioè si allontanano. No, perché le spaventa per altri motivi. E quindi c'è questa cultura, perché Casazza poi ci porta tante tante fan qui a vedere su... È vero, questo è vero, sì sì, a vedere fino a quando partite. Non era, fino a quando non era fidanzato. Mo' sei fidanzato, si è calmato. Cioè abbiamo sempre sua moglie che sta sopra, perché alla fine è una moglie che lo controlla, che lo sta, controlla, che sta sopra gli spogliatoi. Io mi ricordo quando si è fatto male, il delirio, però lo raccontiamo dopo. Sì sì, adesso lo racconterà dopo. Lui beh sì sì, divertente quel giorno. C'è stata una punta di comicità in un tragicomico fantastico, sembrava un film de Pozzetto. Va bene. Allora, dai, su. Pubblicità. Esatto, chiudiamo questo primo tempo e andiamo subito pubblicità, con il secondo. Pubblicità, pubblicità. L'informazione e la cultura sono alle basi del futuro. Chiedi nelle edicole, nei punti dedicati, il Monocolo, mensile indipendente della provincia di Roma. Il giornale di approfondimento che parla di locale e globale. Leggilo e prendilo, e il tuo giornale è gratuito. Il buongiorno si vede dal mattino con la colazione e gli ottimi cornetti del Bar Jolly. Pasticceria eccellente e gastronomia di qualità. Vieni a trovarci in Piazza Aldo Moro 2. Per servizi a domicilio chiama il numero 06 97 81 84 5. Bar Jolly, il dolce del mattino. Eccoci qua, tornati per il secondo tempo. Allora, dicevamo, Federico, c'è qua con noi un infame. No, non è vero, non è vero, non è vero. Allora, è un terzino, a volte ala, a volte è un po' tutto, a volte segna, a volte sì, io l'ho visto giocare, terzino, ala. Interno di centrocampo, davanti alla difesa, cioè... punta? Seconda punta. Cazzo, è un tuttofare. Quindi, tra l'altro, è sigillato qua al Colleferro. Quindi, non vi fate idee strane. Voi, altre società, che tanto lo sappiamo che ci ascoltate. Il nuovo Hakimi. No, cioè, no, che merda. Che merda. Che merda di paragone. Oh. Vabbè, ho capito, ho visto che carriera che ha fatto, però. Teo Hernandez, ti piace questo? Sì. Teo Hernandez! Sempre meglio dei giocatori della tua squadra, sfigata. Non ne parliamo, per favore. Ecco, della Juve, perché ricordiamo, Federico è della Juve, braccio. Ognuno ha i suoi problemi. Federico sta vivendo un brutto momento. Meno male che c'è il Colleferro che mi fa gioire ogni tanto. E con noi Daniel Casazza, giro di applausi virtuale. Buongiorno a tutti. Eccolo qua. Allora, Daniel... E come sta andando questa fantastica inizio di campionato e come è andata la partita di ieri, la prima di Coppa? Allora, l'inizio di campionato sta andando molto molto bene e potrebbe andare meglio, cioè può sempre andare meglio. E per la Coppa di ieri io l'ho vista dalla panchina, quindi l'ho vista molto bene e... È un prima fila alla fine. Sì. Ero... È un ground box per poveri. Tribuna d'onore. Però è andata molto bene. Gli 11 che sono partiti all'inizio sono andati veramente, hanno preso la partita, cioè ci sono stati molto con la testa e veramente una grande partita. Sai, spesso si dice alle coppe si fa giocare l'uomo di coppa, ovvero che l'uomo durante quell'uomo che durante il campionato non gioca mai. Ma noi, cioè, non ci abbiamo questo problema. No, ma tra le altre cose poi non è stato così, perché no. Poi... No, ma che poi noi non ci abbiamo questo problema, perché a noi ci giocano ovunque durante il campionato, durante la Coppa. Sì, certo. E tra l'altro sono tutti giocatori validi, perché ieri non c'è stato perdita di qualità durante la partita. No, 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 no,
E Fede, vuoi fare una domanda a te, visto che mi stai rompendo qui? Ma sono troppo, no? Sì, praticamente dovete sapere che siccome Leo ha preso solo due microfoni, quindi praticamente oggi lo sto steccando con lui, perché a Dania gli ho lasciato il mio. Ma spesso Federico ancora non ha capito che dovrà cacciare i soldi ancora per comprarne un altro. Un applauso virtuale. Allora, prima di tutto voglio... Comunque Daniel lo conosciamo benissimo, perché sono anni che è qui a Colleferro. Quindi prima di andare a ripercorrere un po' quella che è stata l'inizio, perché è un inizio di carriera, comunque stiamo parlando di un ragazzo del 2003, quindi insomma è proprio agli albori. E quindi prima di questo volevo innanzitutto un po' sciogliere il ghiaccio, quindi farti una domanda, più che altro chiederti a te di raccontarci qualche aneddoto di quest'anno dentro gli spogliatoi che ti è rimasto impresso. Allora, qualche aneddoto... Conoscendo che poi, insomma, è un bel gruppo questo, quindi sì, cioè, io posso vivendo, dire che... Sei di parte. No, però da quando sto qua un gruppo così non ce l'abbiamo mai avuto. Parlo di noi ragazzi all'interno dello spogliatoio, si è amalgamato subito, cioè dal primo giorno era come se già ci conoscessimo tutti. E un aneddoto, vabbè, ci stanno tante prese per il culo dentro lo spogliatoio tra di noi, come è giusto che sia. E però qualcosa... Quello più beccato all'interno dello spogliatoio chi è? È il direttore. No! Ma piccolè! No, soltanto per una cosa che ha fatto. Ma piccolè? Alla presentazione. Ah, è vero! Prego, allora raccontala questa, è vero, c'ha ragione, tu non la conosci, mi sa. No, non la so, raga. E infatti si è arrabbiato pure con il nostro giocatore, perché durante la presentazione ha sbagliato a dire forza Colleferro. E come ha sbagliato a dire forza Colleferro? Ha detto tipo sforza sperseferro. Sforza sperseferro. E quindi da là... Per fortuna non abbiamo l'audio di quella presentazione, no. Guarda. Un giorno è entrato dentro lo spogliatoio e gli hanno detto sta cosa e lui si è arrabbiato molto. Questo qua è l'aneddoto che mi è rimasto più impresso. Ma un'altra cosa, mi ricordo un giorno l'avete pure scritto sulla lavagnetta, sforza, sì. Ecco che cazzo era quella scritta sulla... Io non capivo, grande Pinuccio, glielo vogliamo tutti bene, sì, ovviamente. Sempre forza, sforza, sforzeferro. nuovo hashtag ufficiale della nostra squadra. Allora, una domanda che io ti volevo fare, tu sei arrivato in prima squadra per volere di Mr. Battistelli. Com'è stato l'arrivo? Cioè, come l'hai vissuto? Come ti hanno integrato i ragazzi quando sei arrivato? Che eri un pupetto, poi giocavi, sì, 2 anni fuori categoria, se non sbaglio. Cioè, stavi 2 anni sotto ancora. Sì, 2 anni sotto. Tu ancora dovevi arrivare alla Juniores e già stavi, no, in prima mai squadra. Fatta. E tu ti rendi conto? Io mi rendo conto, sì, tu forse che non ti rendi ma conto. Ma tu ti rendi conto che questo... Vendiamolo. Ci facciamo i soldi. Sempre a pensare ai soldi. Ci facciamo i soldi. Vuoi andare in Serie C? Troviamo una squadra di Serie C dove mandarlo. O ci serve fino alla Serie D? Ma secondo te ha di questi problemi? Dobbiamo vabbè, poi alla Serie D lo mandiamo basta, via. Basta, basta. Però poi alla Serie D lo mandiamo via. Soldi. Plus Valenza, soldi. Arriva bene. Arriva bene, soldi, plus Valenza. Soldi. Allora, dimmi un po', com'è stato l'arrivo? No, l'arrivo molto, molto bello, e posso dire che comunque la differenza d'età, quando comunque arrivi così giovane in una prima squadra, ti confronti con gente molto più grande di te, con più esperienza di te, e cresci prematuramente rispetto agli altri. Perché comunque è un'altra intensità, c'è quello che c'ha più gamba di te che tu ancora non arrivi, perché stai ancora sviluppando, e più tecnica, è tutto molto più veloce, la velocità di gioco è comunque un'altra realtà rispetto alle categorie con i pari età. Ma mentalmente che ti hanno... Cioè, la cosa che ti è rimasta più impressa è che un ragazzo che giocava in prima squadra, magari anche nei tempi passati, ti ha detto, insomma, che ti ha fatto sbloccare. Beh, diciamo che allora, quando sono salito io c'era Mr. Battistelli, che yes, stimo tantissimo, e diciamo la sua caratteristica, la prima che veniva all'occhio da chi giocava e chi stava fuori, era la sua cattiveria agonistica e la sua voglia sempre di fare e stare sempre sul pezzo, perché mi ricordo che lui viveva per il calcio dalla mattina alla sera, tutti i giorni, mattina, notte,
sta 24 ore su 24 là sopra. Quindi questa qua è una cosa che io già avevo di mio, ma con lui si è consolidata, che comunque stare sempre in partita e sul pezzo. Allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere, no? Qual è stato il compagno di squadra più difficile con il quale sei entrato in contatto? Cioè, nel senso, più difficile di carattere, che rimaneva sempre un po' ostico a te, perché tu poi stringi amicizia con tutti. L'abbiamo visto, insomma, dentro allo spogliatoio, cioè ottimi rapporti. Queste sono le domande da paraculo. Sì, stai zitto, che lo sto mettendo in difficoltà, fammi fare il mio lavoro. E tra l'altro dopo approfondirò un attimo il discorso, perché se Virdis e Crespuolo sono un'ottima coppia, ma ci abbiamo anche un'altra coppia all'interno dello spogliatoio, loro sono più segreti, e tra cui c'è lui, eh? Ah, beh, c'è lui col suo fratello acquisito. Fratello acquisito. Oddio. Quindi, prima di tutto ti chiedo, qual è stato il giocatore che hai avuto in squadra con il quale hai avuto i rapporti più difficili? Cioè, non te ci sei trovato magari mentalmente, lui era un po' riservato, così, che hai trovato difficoltà? Ma guarda, cioè, sinceramente non sono 3 o 4 anni che sto in prima squadra e non c'è mai stato un giocatore con cui ho avuto difficoltà a rapportarmi, perché bene o male comunque io sono uno che, cioè, è molto aperto, quindi se magari lui era una persona un po' più chiusa, cerco di prendere le persone per andarci poi d'accordo. E comunque, se c'è qualcosa da parlare, gliene parlo. Guarda, Leo, io su questo diciamo spesso una lancia a favore di Daniel. Cioè, nel senso, Daniel, io adesso lo conosco, diciamo, da un bel po' di tempo. La prima volta che ci siamo visti, stavamo qua al campo, è arrivato e mi ha detto: tu non puoi stare qua dentro. È vero. Perché era estate e loro dovevano fare lavori. Mi ha fatto: tu non puoi stare qua dentro. La prima volta che l'ho visto, tu mi hai fatto un cazzaio. Ho detto: tu qua dentro non ce puoi stare, te ne devi andare. Ma lo sai perché tutto questo? Era luglio. Che cazzo, luglio è tutto chiuso. Lui stava. Era inizio luglio. Io, sì, ma tu gli hai chiesto chi era? No, non gli ho chiesto chi era. Lui è entrato e ha fatto: tu non puoi stare qua. Allora tu sei un coglione perché sei arrivato come... No, invece vedi, poi ho apprezzato, perché questo stavo dicendo, che voglio spezzare una lancia a favore di Daniel, che lui difficilmente, la domanda che gli hai fatto, no? Sì. Del fatto che se c'era qualcuno con cui aveva legato meno o ha trovato difficoltà a legare, ti dico, difficilmente accade a Daniel, perché comunque lui è un professionista, cioè mentalmente lui è un professionista. Cioè, io veramente pochi ragazzi del 2003 ho visto come Daniel, che la mattina si svegliano, vengono da soli al campo, fanno allenamento, cioè veramente, guarda, ecco perché dico, sono domande che difficilmente Daniel ti può dire: ho avuto problemi con qualcuno, perché lui la mentalità già l'ha. Ti voglio fare una battuta, lo sai perché viene sempre al campo anche la mattina? Perché non ha un cazzo da fare. E questo non è vero. Indagherò sulla tua vita personale e ti dirò, e diremo in una futura puntata, se effettivamente Daniel non fa un cazzo dalla mattina alle sera. Stai lì. Ho tutto il giorno impegnato, però per il calcio si trova sempre tempo. Mamma mia, due grandi amori, il calcio e la moglie proprio, sì. Cioè, quindi... È vero. Te l'ho detto, è così, Daniel è quadrato. Senti, ora parliamo un attimo della relazione sentimentale che intercorre tra te e Nicolas, che è il portiere, che tra l'altro dovrà essere ospite da noi a brevissimo, visto che il press, dall'alto della sua sapienza, ha detto: prendiamo un portiere. Che effettivamente i portieri non se li caga mai nessuno, perché è un altro sport rispetto al calcio, effettivamente. Quindi... raccontaci un po', Nicolas, e te, com'è andata? Come vi siete imbastiti? Vabbè, così, diciamo, certo, che da quando lo conosco... quanto lo conosci? Da quando sono venuto qua a Colleferro, quindi dal 2017. È un amore infinito. No, all'inizio... Come il mio e il tuo. All'inizio non mi poteva vedere. Perché non ti poteva all'inizio vedere? All'inizio lui mi odiava. Ha detto perché... Io comunque venivo perché dalla... Perché la tiravi, eh? No, perché io venivo dalla Roma e secondo lui era uno di quelli... snob superiori. Raccomandato. raccomandato. Poi dalla Roma. E lui non mi poteva vedere. Poi dopo, quando mi ha conosciuto, perché all'inizio non mi parlava, quando mi ha conosciuto allora ha cambiato idea. E da lì poi dopo è nata questa fratellanza. Ma io poi, almeno sai che mi fa morire, perché io poi noi li seguiamo tutti loro sul...
sul profilo del Colleferro Calcio, a me mi fa morire, mi fa scoppiare. Scusa, girati che si vede la chierica. Anzi, no, sto facendo una foto e si vede il buco. Aspetta, stiamo facendo una foto? Yes, ok, foto fatta, sono terribile. Infatti faccio il fotografo, non faccio, insomma, il modello. E ti volevo dire, io vi seguo su Instagram, seguo tutti i calciatori e io leggo i commenti. I commenti sono poi... Tu hai mai letto i commenti tra Daniel e Nicolas quando si rispondono sotto i post? Che posto? È vero. Aspetta, I post loro su Instagram. Tu hai mai letto i commenti loro? No, in questo caso, sono sincero. Esileranti? Porca puttana, addolorata. No, no, aspetta. Allora, io devo prendere Instagram. Io mi auguro di averceli sotto mano, perché altrimenti... Instagram di Leonardo, si apre il mondo. Allora, questo qua... Allora... Aspetta. Ok. Ce l'abbiamo qualche commento? Sì, ma qua sempre soliti commenti. Eccolo. Allora, in pieno recupero, Daniel, mentre si sta riallenando, io gli faccio tre foto. Lui le pubblica tutte e tre, senza alcun dubbio, e mette i puntini con la clessidra. Quindi, tempo di tornare. Nicolas, sta tornando il mio fenomeno. Con i cuoricini. Il post prima è il post di quando lui si è fatto male. Poi dopo ne parliamo. Che dopo ne parliamo. Che tra l'altro io senza cuore ho fatto le foto a tutto l'evento. Quindi da quando lui stava per terra a quando lui l'hanno portato via con l'ambulanza. Io proprio sono stato un professionista quel giorno. Nicolas risponde: sempre con te, fratellone. Cioè ormai è... Ma sicuro che Sofia non è gelosa? No, no. Sei sicuro? No, non credo. Ma perché non l'ha letti? Sì, li legge. No. Amore, dove sei? Con Nicolas. E Sofia si domanda, come? Perché? Allora, è vero. Ora abbiamo cacciato le foto dell'infortunio e raccontaci un po'. Raccontiamo di diverse prospettive, perché io stavo sotto a fare le foto, lui stava bellissimo, bene bene in tribuna come da sempre, ansioso con il suo caffè a portata di mano, portato dal garden il caffè, perché ovviamente se lo fa portare, perché il chicco noi non, qua dentro ancora non ci abbiamo il caffè. E poi, capito, arriva lì, tutto era tutto un pellicciato, perché faceva bello freddo poi, tra l'altro, quel periodo. Era gennaio. Tutto un pellicciato lì con il cappello. Guarda, mi stai descrivendo un po' come Pio Amedeo con la pelliccia quella bianca. Sì. Non ero così. Guarda, stavi tutto, stavi così. Poi, ovviamente, lì c'è la tribuna, c'è una sorta di tribuna d'onore, perché ci stai tu, il press e Pino. Beh, piccole... D'onore. E forse Silvano è dietro di te? Dietro, sì. A posto. Ho ormai inquadrato la scena. Allora, io racconto la mia, tu racconti la tua e lui racconta la sua. Io so pure quella da fuori, perché poi me l'hanno raccontata l'hanno vissuta. Certo. Ah, poi ci racconti il punto di vista di Sofia da sopra, che tanto Sofia l'avrà raccontato. Sì, sì. Allora, partita, a un certo punto c'è un allungo di palla dal lato opposto di dove stavo facendo le foto. Seguo con l'obiettivo, perché io mentre faccio le foto guardo all'interno dell'obiettivo, no? Quindi seguo questa... A un certo punto vedo questi due uomini cadere faccia avanti. Il bello è che lui cade faccia avanti, ci rimane. Cioè lui non si è girato del tutto. Quindi sono rimasto un attimo dubitoso. Dopodiché ho visto che si è girato. Ho detto, ah vabbè. Però è rimasto per terra. Ho detto, porca puttana, che cazzo è successo? Nel frattempo è partita tutta la macchina dall'altra parte della tribuna. Cioè dalla tribuna, nelle panchine nostre, si sono alzati tutti. Ho detto, ma... Ho sentito un po' urla, ho visto quello del terracino che si rialzava e lui stava sempre per terra. E ok. A un certo punto ho proseguito, io intanto mi sono girato, perché poi a fianco a me c'è stava Massimo, c'è stava insomma tutto la tiritera, c'era mio padre, c'è stava Francesco Permessi, insomma c'è tutte queste persone. Ma che se sarà fatto, che non se sarà fatto, ma perché, per come, per quando? A un certo punto vedo direttamente la barella entrare e vedo tuo padre che piomba da sopra, perché io sapevo che stava sopra. Piomba da sopra insieme alla barella. Ho detto, minchia, allora è roba seria. Dopodiché non si è capito più niente, perché la gente dalla tribuna mi chiedeva, ma che si è fatto? Io gli rispondevo, non lo so. E chi stava in mezzo al campo lo chiamavo e gli dicevo, ma quindi che si è fatto? Perché poi sono arrivati tutti. Ma che si è fatto? No, non la spalla. Cioè, perché era partito il piede. Poi era partito, è salita la questione. Da sopra mi hanno detto, quando me l'hanno raccontato, hanno detto che pensavano che mi fossi fatto il ginocchio. Esatto, cioè è partita da sotto la questione. Ginocchio, poi è salito piano piano e siamo arrivati alla spalla.
e da lì l'hanno portato fuori. Sì, io allora, innanzitutto ti dico che io me ne sono accorto subito che Daniel si era fatto male, perché Daniel è uno di quelli che difficilmente lo vedi far scena, no? Quindi se è rimasto là per terra in quelle condizioni per più di 5-10 minuti, allora ho capito subito che era qualcosa di grave. Tra le altre cose, sì, ho avuto un po', come la chiami te? La strizza. Quindi avevo capito subito che era qualcosa di grave. Tra le altre cose avevo già percepito che era la spalla, perché tu devi sapere che Daniel già aveva problemi di spalla. Già gli era uscita a ottobre. E si stava allenando e faceva le partite col tutore. Sì. Quindi quando io l'ho visto per terra, io la prima cosa che è venuta in mente subito, questa è la spalla. Ma quindi il tutore non ti ha tutorato? Sì, cioè quello là protegge dalle botte, ma non ti può tenere la spalla dentro, perché ormai il legamento si era... Ah, ok. Raccontacela, cioè, tu, dai. Allora, io dal mio punto di vista... Ma te la ricordi prima di tutto? Quella non me la scorderò mai. No, perché spesso chi c'ha dolore poi si tende a dimenticarsi. No, non me lo scorderò proprio mai. E è stato più che altro... Hai visto quando te lo senti che sta per succedere qualcosa? Io sono andato a fare quella scivolata, e che poi era una scivolata normalissima. Io in allenamento, visto che mi era uscito a ottobre, ci stavo molto attento a fare le scivolate, perché sapevo che comunque c'avevo il legamento debole. Quindi vado a fare quella scivolata e ho detto, mo sta per succedere qualcosa. Vado a fare la scivolata e mi è uscita la spalla. Ma che senti quando esce la spalla? No, è un dolore atroce. Io non so che vuol dire rompersi in ginocchio, però la spalla fa veramente male. E spero di non saperlo mai. Quello magari lo chiederemo poi a Marcolino nostro. Marcolino, un abbraccio a Marco. Lo faremo venire prima o poi, cioè, appena può. Stampellato, col ginocchio lungo, come volete lo facciamo venire. E... l'ho sentito subito, perché tanto lo senti subito quando ti esce la spalla, e ho cominciato a strillare e a piangere, perché sapevo che comunque i tempi di recupero erano molto più lunghi e che mi sarei dovuto operare, perché il medico già me l'aveva detto che già a ottobre mi voleva operare. Ma ti dispiaceva di più? Cioè hai pianto più per l'operazione, perché ti aspettavi l'operazione, o perché non potevi giocare a pallone? Perché non potevo giocare. Io il giorno dopo che sono uscito Amante dall'ospedale... di pallone figa, mi dispiace ragazzi. Io il giorno dopo che sono uscito dall'ospedale, con tutto che il medico mi diceva di stare fermo, gli toccavo il pallone sempre, costantemente. Appena sono rientrato in 3 mesi, quando quello del... cioè comunque... colui che mi ha operato mi ha detto che ci sarebbero voluti almeno 4-5 mesi per tornare a giocare, e io ce l'ho messa tutta, andavo tutte le mattine a Roma per fare fisioterapia, e dopo 3 mesi stavo in campo, e che poi ho giocato la mia prima partita, la finale con la Juniores ha portato a casa, grazie anche a un gol tuo. Sì, il terzo gol. Ma che sensazione è stata ritornare in campo? È bellissima. E all'inizio mi sentivo un po' spaesato, perché comunque allenandomi, perché poi quando sono potuto rientrare mi sono allenato tutti i giorni, e comunque quest'estate con Nico, sempre. Vedi? Da giugno a luglio, tutti i giorni li vedevo qua che venivano. Sofia, controlla le chat tra Nico e Daniele, che a noi non ce la raccontano giusta. E veniamo tutti i giorni qua, e comunque sì, mi riallenavo, toccavo il pallone, fisicamente stavo bene e stavo riprendendo confidenza, però le partite è tutta un'altra cosa. Io me ne sono reso conto quando ho iniziato a giocare anche quest'anno col precampionato, la prima partita, cioè mi sentivo spaesato, non sapevo che dovevo fare in mezzo al campo. Beh, infatti diciamo che c'è stata una crescita, no? Sì. Da quando abbiamo iniziato la preparazione, le partite di preparazione, fino ad oggi, comunque tu hai avuto una crescita in maniera esponenziale, no? Ancora c'è da... Ma cosa ti aspetti per il tuo futuro? Oh! Stai attento a quello che dici. Io? Sicuramente cambiare squadra e salire di categoria. Tre categorie. Quello glielo auguriamo anche noi, ovviamente, che possa. Ma tutti i ragazzi, io mi auguro che tutti i ragazzi scusami. Se malauguratamente metti il caso che fai tipo un esordio, tipo quello in Premier League, che andava a giocare in Premier League a 24 anni. Metti caso. Ok. E inizi a fatturare. Ma se tu non vieni qui e investi. Ma se tu non vieni qui e investi, io ti vengo a cercare dove stai, lo sai, sì.
e anche cercare dove stai. Però lo sai dove lo possiamo mandare anche? In Arabia Saudita, che lì cacciano un sacco di liquido. Saldi, quanti soldi? C'ha in testa proprio. E lui alcune persone c'hanno un'altra cosa in testa, lui c'ha solo i soldi. Beh ragazzi, io sono un materialista nella vita. Molto. Cioè, io tocco con mano. Cioè, i soldi si toccano con mano, a me piacciono molto i soldi. Quindi... Beh. Ricordati queste parole, ricordati il mio sguardo, perché ti vengo a cercare dove cazzo stai. Mi ricorderò. Poi vabbè, se rimani qua con noi sarai un povero trattanti, come lo siamo tutti noi, quindi. Non dire queste cose, che vieni ben retribuito, che povero. Queste sono fandonie e ti querelo se continui a dire queste cose. Una in più, una in meno. A pane e querele andiamo avanti oggi. Pane e querele. Vuoi fare un'altra domanda a questo gentiluomo che abbiamo davanti? Vabbè, no, allora abbiamo parlato un po' di quello che è stato, del problema che ha avuto. E tu adesso mi devi dire cosa ti aspetti da Daniel. Tu, Daniel, cosa ti aspetti da te stesso? Allora, io mi aspetto molto da me e so... sinceramente di non essere al 100% ancora, sia fisicamente che a livello tattico, comunque in mezzo al campo. Io poi ne parlo con Nico spesso e a fine partita sempre ci riguardiamo la partita insieme tutte le volte e guardiamo sia i sbagli che faccio io e i sbagli che fa lui. Quando ci allenavamo e comunque cercavamo di migliorarci a vicenda tra... dove lui aveva più carenze e dove io avevo più carenze, però mi aspetto molto, cioè il sogno mio ovviamente è quello di esordire in Serie A nel tempo di... Allora noi facciamo un appello alle persone che lavorano all'interno della Serie A, che tanto qualcuno ci seguirà. Oh, aspetta, c'è un aggancio, fermi. Stai buono, non dire cose. Pasquini, se ci senti, fai un colpo, intanto Verde sta male sopra, quindi lo leviamo, insomma, cioè, abbiamo qui Casazza, poi c'è della parcella a noi. Intanto quest'anno sta qua e me lo tengo stretto, non rompere i coglioni con i soldi, fa pensare ai soldi. Vabbè, ma io lo amo anche per la carriera sua. Ma certo, ma è ovvio, ma io per Daniel, come ripeto per tutti quanti i ragazzi del Colleferro Calcio, mi auguro che veramente possano, no, possa essere... questo è un punto di partenza per ovviamente andare a calcare palcoscenici più importanti come quello dei professionisti. Ma io una domanda ti voglio fare da Colleferrino, che tu sei un Colleferrino doc. No, io sono nato a Roma. Vabbè, tu sei un Colleferrino doc perché abiti a Colleferro, abiti al quarto chilometro, che te devo dire? Vuoi essere citato come artenese? Vogliamo dare no, anche l'indirizzo, la via, numero civico? No. Però al quarto chilometro che vogliamo dire? Che è artenese? È artenese? No. Sei artenese? No io non sarei neanche contento di sentirmi dire che sono artenese. Vabbè, però questo è un altro discorso. Un'altra querela. Dopo il calcio, adesso pure il comune. Però quello che ti voglio dire è: ma tu immagina di andare in Serie D quest'anno, di vincere il campionato? Guarda, Federico già sta a cambiare colore. Già ha cambiato colore. Mi sono seduto. Ma dopo 42 anni, tornare in Serie D per un Colleferrino. Ma che significato può avere mentale? Cioè per te, per Matteo, per tutte queste persone che comunque sono nate, cresciute a Colleferro, che hanno giocato a Colleferro, poi tu vabbè, andavano a fare i giovani in un'altra parte, tralasciamo. Però vabbè, sei tornato qua, che significa? Beh, allora, tornare in Serie D, per me personalmente sarebbe un bel traguardo, perché comunque porti una squadra, cioè tutta la squadra in una categoria più alta. Però, per me non sarebbe così importante come lo sarebbe per tutti quelli che girano qui intorno. Cioè, per me sarebbe bello arrivare in Serie D, però so che ci sono persone che l'aspettano da veramente tanto tempo. Cioè, chi si vive il Colleferro da tanti anni sarebbe veramente importante. Io vedo tutte le persone che ci seguono, anche gli allenamenti, che stanno qui con noi tutti i giorni, e penso che per loro sarebbe veramente una grande gioia. Io ora gioia. Ti faccio una domanda distopica, perché ora andiamo proprio sul distopico, su roba che non esiste. Ma se metti caso andiamo in Serie D,
si vince e si va in Serie C. Non ho capito dove va. Ma che dobbiamo fare? Cioè, che dici? In Serie C da che famo? A parte l'aumento degli stipendi. Soldi, quello è chiaro. E quello è chiaro. Vabbè, pure l'aumento se andiamo in Serie D. Che fai? Aumento in Serie D? Non lo dai, presidente. Soldi, quanti soldi? Non faccio anche un al comune. Attenzione, perché se accade questa cosa, dobbiamo andare a giocare in un altro campo, eh? Andiamo a giocare al campone, andiamo a giocare. E qua ci viene il rugby. Facciamo un interscambio. Ovviamente la pista di atletica la demoliamo, perché dobbiamo fare le tribune. Ma tanto che cazzo ci va a correre? Andate a correre al 3C. Bloccatelo, avete capito? Bloccatelo, non è vero l'atletica di Colleferro, non è assolutamente vero questa cosa. Andate a correre al 3C, almeno mi fate pure le gambe, resistete alle storte, non alla pista di atletica, tutte fighette mo. Andate a correre sopra al 3C. Noi demoliamo la pista di atletica. Tanto che cazzo serve? E ci. Da, mica fanno un lancio del giavellotto, eh. C'è sta il salto in alto. C'è sta il salto in alto. E lo fanno al 3C, a Davio. Mi astengo da tutto quello che sta dicendo Ronaldo Vera. Mi astengo. Tanto ti querellano a te, mica a me. Però. Sarebbe una cosa distopica. Però a pensare. Anche perché il Colleferro penso non c'è mai stato. Bugiardo, che cazzo sta a dire? Io non la so tutta. Attenzione, io la so noi da un paio di anni. Per poco non abbiamo sfiorato la Serie B, eh? Questa non la sapevo. Proprio tra il 50. Penso tra gli anni 50 e il 60. Vabbè, io sono 60 anni dopo. Vabbè, ma lì c'era. C'era il grano. Sempre il materiale. All'epoca ci stava tanto grano. A Bombrini Parodi Delfino. Armi, munizioni. Pam 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 pam. Sordi. Soldi. Appalate, ragazzi. E poi abbiamo finito. Facciamo le guerre. No! Facciamo le guerre. Che almeno riapre la BPD. E noi ritorniamo ai vecchi lustri proprio. No, assolutamente no. Anzi, adesso stanno i razzi. Avio! Vieni da noi, Avio! Perché poi ci stiamo tanto a lamentare gli sponsor. Ci abbiamo Amazon, Leroy Merlin, e Avio. Che cazzo devo fare? Federico! Non lo dire a me, a volte, guarda, veramente dispiace, no? Perché comunque è una squadra di Colleferro così importante, fa un campionato di eccellenza. Quest'anno comunque stiamo facendo il possibile affinché questo sogno si possa avverare. Sinceramente mi augurerei che diciamo aziende così importanti sul nostro territorio diano una mano, no? E un segno di identificazione, no? In quello che è il Colleferro Calcio. Quindi ovviamente la porta è sempre aperta per chi voglia dare un contributo, però a volte fa male magari non vedere queste grandi realtà vicino al Colleferro. E quindi noi riponiamo tutta la nostra fiducia nei mezzi di Federico Moffa e nel parlare con queste grandi aziende. E dacci l'aggancio. Raccomandaci. Ci devi raccomandare. Vabbè. Evitiamo, parliamo di altro. Allora ci raccomandiamo al comune di Colleferro che metta buona parola per noi. E chiudiamo questa breve intervista. Aspetta, dimmi come ti trovi con Enrico Baiocco, il grande mister Enrico, come ti trovi? Molto. Raccontaci qualcosa, anche qualche parola che lui ha detto di te, insomma. Sì, allora, molto molto bene, io già ho parlato con lui e già l'ho detto nell'altra intervista che comunque io, uno dei motivi per cui sono rimasto qui, oltre a... Sarebbe andato via, fatte da un no, culo. No, no, aspetta, io oltre a... ti sei perso, vedi, stai a perdere un pezzo. Oltre alla società, vedi. È stato... Sì, perché io con Federico quest'estate ci ho parlato... Ci sentiamo praticamente tutti i giorni e ci confrontavamo. Il che non è positivo, perché anch'io lo sento tutti i giorni, ragazzi miei. Ma con Daniele c'è anche un bel rapporto, sì, capito? Sì, padre-figlio in questo caso. Che cazzo padre-figlio? Cioè, ho 38 anni, bello, 38 anni. E ne dimostro 28. Metti in fratello maggiore. Ecco. No, però col mister veramente tanto bene, perché mi hanno detto come lavorava e so che comunque anche attraverso
lui l'accademia che ha di tecnica, so che punta molto su quello e sul miglioramento del giocatore. Voglio fare un giochetto al volo per chiudere. Ti do, penso, una lista di ragazzi che giocano per noi e li devi descrivere con un aggettivo. Ci stai? No, questo è tipo le Iene, però le Iene non dicono il nome della persona. Ti fanno vedere una foto. Ah, è vero. E tu invece lo rendi proprio molto... La devo far vedere la foto? Sì. Vabbè, dai. Allora faccio vedere la foto, tanto ce l'abbiamo su. Ma no, più che foto, fai vedere i nomi, tanto voglio dire. Vabbè, dai. Conosce, non è che non li conosce. Ho capito, devi aspettare un attimo. Cioè, che cazzo. Vedi, lentezza, mamma mia, oh, mamma mia, che lentezza. Io intanto penso. Tu pensa, gli altri responsabili della comunicazione non sono così lenti, No. Diminuzione dello stipendio. Oggi esce un bellissimo articolo, non so se quando postiamo questo podcast è già uscito, però esce un bellissimo articolo che è stato fatto dal sottoscritto. Ai. Cioè, sul sottoscritto, sulla mia figura al Colleferro Calcio. Ma la miseria. Stai a vedere, sono diventato importante. E quindi, squadre di Serie D e Serie C. Se volete, Leonardo. Se volete, sono qui per tutti. Allora, iniziamo. Ma non è per tutti, però. Attenzione. No, perché io richiedo molto, nella verità. Iniziamo subito con una persona. Io ti faccio vedere chi è e tu me la descrivi con un aggettivo. Un aggettivo. Vabbè. Il capitano. Questo è come il Piamedeo, cioè, uguale. Prima rispondavano e poi facevano vedere pure la foto, capito? Questo? Silenzioso. Ma letale. sì, è vero, vero. Molto sulle sue. Sì, vero? Sì. L'ho notato. Ma letale. Letale. Qua abbiamo ancora qualche giocatore vecchio in rosa. Dovremmo rimuovere. Sei tu, vedi? Rimuovere lo stipendio a Leonardo. Lui. Vabbè. Io ce l'ho. Ce l'hai? Vai. Erpentolaro. Guarda, avercelo dentro lo spogliatoio è veramente bello. Ti fa ammazzare le risate. Davvero? Sì. È vero, è uomo di gruppo proprio, sì. Sì, è vero. È uomo di gruppo? Sì. Mamma mia. Beh, sì, lo vedo molto... questo qua è il più enigmatico di tutti. Non lo vede. Già che guarda, ride. Io con lui all'inizio non lo... Cioè, lo conoscevo di nome. Poi quando l'ho conosciuto quest'anno c'ho un po' un bel rapporto con lui. Sincero. Sì? Guarda, ti faccio vedere l'ultimo. Che vai. Questo fa ridere. Può ridere nel senso. È una persona allegra nella vita. Sì, vabbè. Allora, dai. Io c'ho un'idea. Diciamo i nomi dei precedenti. No, dai, no, se no, hai no, capito, no? No, 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 no. No, guarda. Lui non stai mai tranquillo. Allora. No, distrugge tutti. E c'è un trio là dentro che tu, se li metti tutti e tre insieme. Vabbè, il trio ce lo puoi dire. Lo posso dire? Sì, il trio sì. Valentino, amici Galeazzi. Che saranno prossimi ospiti. Li faremo proprio, venire. Ma guarda, il top del top là dentro. Li dobbiamo far venire tutti e tre perché mi fanno scoppiare il cuore. Sì, insieme sono. Tra l'altro, Alessandro, ogni volta che mi vede mi dice le stesse cose. Cioè, quando. Perché io spesso sto dentro fisioterapia, sto in chiacchiera lì. Lui arriva e mi dice: non mi hai fatto manco una foto oggi. E io magari non c'ho manco la macchinetta quel giorno. Però lui sempre cerca. Che poi ti posso dire una cosa: questa amicizia che ci sta fuori dal campo, poi si vede pure dentro. Perché quando giocano tutti e tre insieme, tracciando il singolo che so fortissimo, quando giocano tutti e tre insieme, si vede proprio che se. Conoscono e si capiscono a vicenda. Ma poi partecipano pure spesso ai tornei estivi, no? Sì, tornei. Fanno sempre insieme, escono insieme, fanno tutto insieme. Va bene, allora, per tutti quelli che si sono rotti il cazzo, il podcast finisce. È finito. quanto abbiamo fatto? Ma anche noi, ma abbiamo toccato quasi 50 minuti, basta. Mi si è seccata la gola. Mi devi offrire da bere? Uno champagne. Un po' di ostriche, per favore. Allora, salutiamo, ringraziamo, baciamo, lodiamo. Ricordiamo i commercianti, bravi. Se non volete pagare la SIAE, dovete passare noi, perché noi non abbiamo le licenze. È tutto pulito. Passate noi, non pagate la SIAE. Qui, almeno una volta al giorno, ci dovete passare.
Perché? Perché siete brave persone. Io verrò a farvi i blitz all'interno dei negozi per vedere se passate queste cose. Se non li passate, vi diamo fuoco al negozio. No, qua pure l'associazione commercianti querela, no. Anzi, a proposito, l'associazione commercianti Colleferro, voi dovete spingere su questa cosa, perché noi ci siamo forniti da voi e voi dovete fornire il nostro servizio gentilmente, gentilmente. Però facciamo uno scambio alla pari nella vita, no? Serve. No, no. Allora, ringraziamo, salutiamo, baciamo, auguriamo tanta salute, tanta prosperità e l'esordio in Serie A e che non ci abbia intanto, più... Intanto pensa a domenica, che è importante. L'esordio in Serie A e la spalla, speriamo che sta bene, tutto il resto, non te rifà male sulle ginocchia, al piede, alle gambe, a Daniel Casazza. E ora che ora domenica c'hanno una partita importante, chissà martedì cosa diremo. Ma no, che poi lo facciamo lunedì in realtà, il podcast questa settimana, perché io ho un esame martedì e chissà cosa diremo. Con tutti i soldi che ti danno studi pure, hai capito? Cioè, capito? Oh. No, attenzione, mo pure un professore vuole, ma pure un professore. Sì. Non so mai abbastanza i soldi. Professor perché... Pera potrebbe tornare in azione, ma non si sa, ancora non si sa, non si sa, attenzione. E quindi anche il Cannizzaro ci deve seguire. Bravo, Cannizzaro, seguiteci. Il Marconi, tutti dovete sentire almeno una volta. E mettono il podcast dentro la scuola. Ma io lo faccio sentire in aula. Anche perché è educativo questo podcast. Tranne qualche parolaccia, però vabbè. Quando detta da te, eh. Vabbè, ma io voglio precisare. Vabbè, ma fanno bene. Imparate le parolacce. No. Va bene. Chiudiamo che tanto stiamo andando nel delirio. Sentiteci. Io oggi pomeriggio e domani pomeriggio non ci sarò. A parte domani pomeriggio non vi allenate. No. Oggi pomeriggio ci sarò, Daniel. Quindi mi raccomando, fate bravi. Allenatevi bene, male. Concentrati, non vi fate male. Agonismo a manetta. E come sempre. E ci vediamo sabato mattina noi. Certo. Va bene, allora noi invece ci vediamo lunedì sera, ma usciamo sempre martedì, quindi state tranquilli. Ne registriamo lunedì, ma in realtà usciamo martedì. E che vi dico? Che ci dovete venire a vedere al campo. Però ricordatevi, domenica, i biglietti, bravo. Siccome è prevista pioggia, non venite tutti lì a comprare il biglietto quel giorno, che altrimenti vi prendete la pioggia e cagate il cazzo. Compratelo online. Abbiamo messo questa possibilità, cioè l'ho messa io, perché vabbè, Federico non capiva un cazzo. E... Ah, pure la prevendita facciamo. Ah, sì, al Big One, è vero. Al Big One, a Piazza Gobetti, se andate potete comprare i biglietti. Quindi, chi ha l'abbonamento, non mi interessa, però chi deve venire e prendere il biglietto, mi raccomando, non vi presentate domenica tutti alle 10:30 che volete entrare, perché poi si creano code in ingresso. E poi, mi raccomando, domenica, grande partita, come dicevamo all'inizio, contro la prima in classifica, il Gaeta, esatto. Lanciala te, Daniel. Che cosa? Fammi una botta alla caressa. Vai, una botta alla caressa della partita di domenica. Della partita. Vai, lanciala. Ah, grande match, lancialo, vai. È un grande match domenica allo stadio Andrea Caslini. Prima in classifica contro una delle più blasonate squadre del girone. Olè. Ah, inoltre vi do in anteprima che il 4 dicembre giochiamo in casa. Ingresso gratuito! No, mi voglio dissanguare! Ingresso gratuito a tutto Colleferro per Santa Barbara! Perché abbiamo la festa qui sotto e tra l'altro ci saranno anche problemi logistici in entrata, però risolveremo anche con questo, con il grande comune di Colleferro. Un applauso al comune di Colleferro. Perché nessuno batte le mani? Vabbè. No, metti sempre quelle digitali. No, tu non stavi battendo, io t'ho visto. Va bene, e quindi ci vediamo lì e tra l'altro... Il 4 dicembre facciamo ingresso gratuito, quindi passerà, potrà affacciarsi a vedere la partita. Magari, che ne sai, si creano nuovi amori. Ah, beh, certo. Che poi è una partita pure importante contro il Formia. Ah, già sai contro chi giochiamo. L'anno scorso militava in Serie D. Quindi una partita importantissima, per una squadra importantissima, con una squadra importantissima. Triplice fischio finale, mi sono rotto il cazzo.